Oggi si conclude il percorso sull'Agenda 2030 che abbiamo fatto attraverso i PCTO con le scuole della città metropolitana di Reggio Calabria in un importante progetto del Ministero della Transizione Ecologica proprio sull'attuazione della strategia nazionale sullo sviluppo sostenibile. È un percorso iniziato nel 2019 con le quarte e le quinte classi. In particolare oggi qui nel nostro Dipartimento di Architettura, assistiti dal laboratorio che io coordino, Abita Lab, sono venuti gli studenti delle quarte classi del liceo Volta e dell'istituto tecnico Righi per illustrare i lavori sui temi dell'agenda 2030, in particolare su alcuni goal legati a comunità e città sostenibili, a consumo responsabile e riciclo, all'innovazione. Per noi è un importante momento perché la terza missione che facciamo attraverso le ricerche, e questa era appunto una ricerca fatta con il Ministero, con la città metropolitana, trovano trasferimento anche sul territorio, anche appunto sul Goal 4 che è dell'educazione di formazione di eccellenza per il lavoro di eccellenza. Oggi è una giornata di festa, importante per la Mediterranea, importante per il nostro Dipartimento, importante per questi studenti che noi speriamo abbiano piacere a frequentare sempre di più le nostre aule. Siamo felici di aver aderito anche quest'anno al percorso preposto dalla Mediterranea. Anche quest'anno si è confermata un partner strategico per raggiungere le competenze trasversali previste da questo percorso, oltre che le competenze specifiche del nostro indirizzo scolastico che è costruzione, ambiente e territorio. Questa esperienza è stata di altissimo livello e ci ha permesso di sperimentare anche concretamente, oltre alla parte sicuramente formativa che è stata molto molto interessante, anche poi sperimentarci nei laboratori. È stato un progetto utile e proficuo per avvicinarci a temi così attuali come il tema ambientale e quindi di conseguenza lo sviluppo sostenibile. Ci ha fatto toccare con mano l'ambiente lavorativo delle aziende e gli ambienti universitari a cui siamo prossimi a frequentare. Questa forma di orientamento che, come dire, mette insieme università e scuole nella predisposizione di un progetto e fa misurare i ragazzi su attività pratiche ma anche sulla sperimentazione e la conoscenza di contenuti nuovi, quali quelli per esempio della sostenibilità e della sperimentazione di nuove tecnologie, sono, diciamo, percorsi di grande valore, innanzitutto formativo, culturale e soprattutto di scambio e di diciamo acquisizione di nuove skills, non solo da parte dei ragazzi ma anche da parte dei docenti delle università e dei docenti delle scuole.